Ciao a tutti. Censura. Molti di voi sapranno che in Russia c'è la censura. Allora vorrei spendere due parole per spiegare com'è e come funziona. Ci sono due tipi di filtri, almeno così io li individuo. Ci sono quei siti o servizi che finiscono per essere censurati per ragioni investigative, ovvero la polizia non riesce ad accedere ai dati degli utenti oppure alle comunicazioni che si svolgono su queste piattaforme e quindi ordina di bloccarle. Per esempio c'è una legge, adesso non so bene i dettagli in Russia, però dice grosso modo che in pratica le grosse aziende che raccolgono dati degli utenti su internet devono avere i loro server in Russia, o meglio, i dati degli utenti russi devono essere memorizzati in server che risiedono in Russia, poi possono avere server anche in altri paesi. E per questo motivo, per esempio, il sito di LinkedIn è bloccato in Russia, perché per qualche motivo non hanno ancora sistemato server in Russia. E quindi per questo motivo è bloccato, perché la polizia, in caso di bisogno, non riesce ad accedere ai dati degli utenti. Di recente c'è stato un altro caso con Telegram, l'applicazione di messaggistica istantanea, che di recente è stato bloccato, neanche qui, perché le comunicazioni tra gli utenti in Telegram sono criptate. Telegram non è stato in grado di fornire alla polizia una chiave, non esiste praticamente una chiave master che permetta di decodificare i messaggi, e quindi la polizia, immagino, i servizi di sicurezza russi hanno deciso di bloccare Telegram. Perché? Perché veniva usato molto anche da terroristi. E, ecco, questo secondo me io non la chiamerei nemmeno censura, perché censura è quando si vuole proibire che l'informazione circoli, che l'informazione venga divulgata. Qui non si tratta di bloccare la divulgazione di informazioni, ma semplicemente di essere in grado di intercettarle, di compiere intercettazioni. E questo può essere che nelle implementazioni ci sono molte cose che non vanno, però in principio lo trovo una cosa giusta. Dopo c'è un altro tipo di censura, che è la censura vera e propria invece, che è quando si vuole proibire la diffusione di informazioni. Anche qui spesso le motivazioni sono legate alla sicurezza. Per esempio, se tu fai un sito che un blog magari in cui spieghi come costruire una bomba, come produrre una droga o un'arma chimica, quasi sicuramente questo ti viene bloccato. E di fatto non è che ci siano molti altri casi. Non mi viene in mente nessun sito, ecco, che è stato bloccato per queste cose. So che tempo fa c'era stata un po' di discussione di paure in internet, si diceva che Wikipedia poteva essere bloccata, adesso non so se forse sia anche stata bloccata per qualche breve periodo, però adesso comunque non è bloccata, sì, per questioni che magari mettono informazioni che qualcuno reputa pericolose. Ecco, io su questo tipo di censura lo eviterei, non lo trovo assolutamente giusto, specialmente non lo trovo efficace, perché le informazioni qualcuno se le trova in qualche altro modo. È più facile, se ci sono informazioni o errate oppure che inducono le persone a comportarsi male, fare controinformazione, proporre la propria educazione oppure il proprio punto di vista, diffonderlo in modo che la gente sia in grado di decidere da sola. Poi le informazioni su come fare le bombe e altre cose si trovano comunque, ecco, non è una censura, secondo me, davvero poco utile. Questo è quanto. In realtà la censura ha un peso molto minore a quello che si possa pensare, perché per esempio non c'è censura sull'informazione, censura di Stato almeno, sull'informazione, la BBC, tutti gli altri siti di notizie sono accessibili in Russia, quindi ecco, soprattutto è per ragioni di
di sicurezza o magari di legalità, nel senso che se tu fai un articolo in cui accusi una certa persona di essere un pedofilo, ma di questo non lo è, ecco, è possibile in questo caso che ti venga bloccato il sito, ma questo mi pare anche da noi, credo. Va bene, questo è tutto, buona giornata, ciao.